L'esecutivo spagnolo intende destituire il presidente catalano, il suo governo e limitare le competenze del Parlamento della regione autonoma per convocare nuove elezioni. Le misure annunciate dopo un consiglio dei ministri straordinario e che hanno il sostegno anche del Partito Socialista e di Ciudadanos dovranno essere approvate dal Senato. Ho l'impressione, ha detto il primo ministro Mariano Rajoy, dopo aver osservato i fatti degli ultimi giorni, che si possa pensare, senza il timore di sbagliarsi, che alcuni abbiano avuto l'intenzione di arrivare a questa situazione, ossia all'applicazione dell'articolo 155. Applichiamo quest'articolo perché nessun governo di nessun paese democratico può accettare che venga ignorata la legge, che venga violata la legge, che venga cambiata la legge, pretendendo di imporre i propri criteri agli altri. Il presidente del governo, se il Senato lo decide, dovrà convocare elezioni entro 6 mesi al massimo. Ma la mia volontà è farlo al più presto, appena verrà ripristinata la normalità istituzionale. Il governo spagnolo ha deciso di ricorrere all'articolo 155, cosa mai accaduta nella Spagna democratica, dopo che Carles Puigdemont aveva avvertito che il Parlamento regionale avrebbe potuto votare l'indipendenza in assenza di dialogo. Il presidente catalano si esprimerà alle 21.